Ciao a tutti i Colors, sono ritornato dopo semplicemente l'ennesimo guasto del computer. Non ho nessuna storia tragica alle spalle, nessun periodo più brutto di quello in cui possiamo già essere. E questo era per introdurvi al fatto che avevo girato questo video praticamente poco prima di portarlo in riparazione. L'altra cosa che volevo dirvi è che da oggi, che per voi è lunedì, non mi ricordo, comunque il lunedì successivo al girato di questo video, quindi comincerò a pubblicare come ogni anno la lista Amazon, perché se volete potremo passare assieme il mio compleanno a distanza, che sarà il 21 aprile. Chiaramente tipo la settimana prima, poi smetterò di pubblicare la lista. Nel caso qualcuno volesse partecipare a questa piccola iniziativa, guardate le spedizioni, perché a volte possono essere molto lontane. Ecco perché la metto da oggi. Grazie, buona visione, ciao. Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Scusate l'inquadratura, ma per quello che stiamo per fare non mi piaceva l'idea di accendere il computer. Sto mangiando aperi e credo che non siano miei. E mi state vedendo probabilmente con la testa tagliata perché? Perché oggi assaggerò per la prima volta alla veneranda età di quasi 31 anni, un pancake. Uno perché non ho idea di quanto possano, in virgolette, amo appesantirmi e avendo il reflusso non devo esagerare, soprattutto di mattina, ma in realtà nemmeno il resto del giorno. E se non viene troppo lungo il video, finiamo di fare colazione insieme, evitando di le immagini della masticazione. Per fortuna c'è l'editing. Come prima cosa, prima di iniziare, però, dal momento che soffro pure di ipotiroidismo, praticamente una malattia con le prendiamo la nostra fialetta di Tirosint sotto controllo medico, ovviamente. La mettiamo da parte, out of camera. Ho anche una brioche nel caso non mi dovessi completamente saziare, ma tanta 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 tanta. Il nostro pancake con la marmellata, perché non ho trovato lo sciroppo d'acero, ma se mi piace penso comunque di comprarlo e di provarlo anche in versione sciroppo d'acero. Io ho la forchetta, ragazzi, so che probabilmente non si dovrebbe mangiare così, ma ci sono delle limitazioni oggettive. Aiuto, aiuto. Piatto. No, ho qui legare tutto, aspettate. Taglio. Taglierò. Andiamo di mani, che detto così suona ambiguo, ma almeno per un pezzettino, poi magari continueremo con la forchetta, non lo so. Non state vedendo niente. Avevo paura che non mi piacesse con la marmellata. Invece è molto buono.
Non è decisamente la forchetta, quello no, ma buono. Sì, ma ora noi come la facciamo fuori di copertina che non si tiene nemmeno in mano? Vabbè, metterò un cake, qualcosa. Come i bambini, guardate. La bocca di marmellata. Vabbè, finisco. E taglierò la parte del mangiato e ci vediamo dopo con la fine della colazione, dai. Anzi no, aspettate. Questa ce l'ho in mano. Vedremo cosa ne uscirà della copertina. Dopo. E rieccoci, allora, io poi avevo una di queste che metto sempre nella mia colazione per non mangiare proprio troppo poco e dopo berremo il succo alla pera, mi pare, sì, alla pera. Non parlo perché io odio profondamente chi fa questa cosa che io vi mostrerò solo per qualche secondo perché mi fa veramente schifo. Questa qui. Sopporto di farlo così. Mangiate e poi parlate, vi prego, vi scongiuro, anche nei video di ricette, veramente. Per favore. Un appello. C'era rimasto un pezzettino di pancake. Per finire il nostro succo. Bene, io
prima di andare a lavare i dentini e quindi salutarmi. Vorrei dire che ho voluto fare questo video per mostrare una quotidianità che non si vede spesso comunque su YouTube, quantomeno da parte di una persona con disabilità, e soprattutto per portare il messaggio che non ci si deve concentrare sempre e solo su quello che non possiamo fare, ma anche su quello che possiamo fare. Spero che questa colazione mi è stata preparata. Però l'ho consumata in autonomia. In autonomia ho aperto il video. E in autonomia lo chiuderò. Quindi, se avete guardato il video fino alla fine, commentate con l'hashtag pancake. Facciamo facile così chi non lo sa scrivere lo potrà vedere nel titolo. Oppure lo scrivo anche io se ci riesco. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina augurandomi che funzioni. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!